Lazio, dove agisce Bastos, o dove agiva Bastos, perché poco fa c'è stato il cambio in casa Lazio con Patrick che ha preso il posto di Luis Alberto. Patrick ora agisce sul settore di destra della difesa biancoceleste con Bastos centrale. Bastos che era in nettissima difficoltà con Gomez, che lo ha battuto più volte nell'uno contro uno, e proprio Gomez ha approfittato di un errore dell'angolano all'interno dell'area di rigore. È riuscito a vincere un contrasto con De Vrij e poi da posizione impossibile ha cercato di mettere in porta un pallone che è stato deviato da Marchetti. Lazio che ha fallito un contropiede con Lulic in precedenza, con Luis Alberto e Immobile che erano soli in pratica davanti a Berisha. Insomma, la partita resta, come potrete ben immaginare, davvero apertissima e molto bella. 1-1 tra Lazio e Atalanta all'11° della ripresa. Napoli, siamo al 21° della ripresa, 1-1 tra Lazio e Atalanta. Il campo sta confermando che le due squadre non sono in zona Europa League per caso. Partita che resta davvero molto bella. Patrick in verticale per Immobile, si rinnova il duello con Caldara, cross completamente sbagliato da parte di Immobile che si perde oltre la linea di fondo campo. Fino a questo momento Caldara sta vincendo nettamente il duello con Ciro Immobile. Ci eravamo lasciati nel collegamento precedente con il calcio d'angolo in favore della Lazio sulla battuta di Biglia, ha impattato male però Bastos da ottima posizione nel cuore dell'area di rigore, pallone che è terminato larghissimo alla sinistra da Berisha, ma l'angolano era davvero in una posizione favorevole per centrare la porta. Vediamo Masiello, colpo di testa a seguire da parte di Conti, intervento di Radu in anticipo su Petagna, poi c'è Milinkovic, pallone lungo per Immobile, l'uscita di Berisha, Immobile cade a terra, rigore, calcio di rigore in favore della Lazio e questa volta si è fatto scavalcare Caldara da Immobile. Primo errore della partita da parte del difensore bergamasco, ma errore fatale. Immobile aveva superato Berisha, il quale è franato addosso all'attaccante biancoceleste. Senza esitazione l'indicazione verso il dischetto da parte di Pairetto, ed ora vedremo un po' chi andrà al tiro. Se Immobile, che si è impossessato del pallone dopo l'errore di Biglia di domenica scorsa dal dischetto contro il Crotone. Rigore in favore della Lazio, siamo al 22° della ripresa, dunque alla metà del secondo tempo, è già quasi tutto pronto perché non ci sono nemmeno state le proteste dei giocatori dell'Atalanta. Immobile contro Berisha, vediamo la rincorsa che sta per partire fuori dall'area di rigore da parte di Ciro Immobile. Berisha completa arancione per lui, parte Immobile, il fischio di Pairetto, Immobile, tiro e la rete, spiazzato Berisha, la Lazio passa in vantaggio al 23° della ripresa, ribaltato il risultato all'Olimpico, Lazio 2, Atalanta 1, gol numero 11 in campionato di Ciro Immobile. Napoli, siamo al 31° della ripresa, Lazio 2, Atalanta 1, partita che resta bellissima, avanza Milinkovic, chiama palla Felipe Anderson a sinistra, c'è Immobile al limite, spalla alla porta, si gira, apre per Felipe Anderson, lato corto dell'area di rigore, 1 contro 1, cerca di piazzare la conclusione Felipe Anderson, c'è un tocco, reclama un fallo di mano che non c'è assolutamente, pallone che rimbalza sul terreno di gioco, Petagna cerca di addomesticarlo nell'Atalanta, è entrato Paloschi al posto di Kurtic. Lazio che poco fa ha fallito un contropiede con Felipe Anderson, una sorta di cost to cost, poi ha servito Milinkovic, conclusione però alle stelle del serbo Immobile, conclusione Berisha, si distende e devia il pallone in calcio d'angolo su una conclusione a sorpresa da parte di Immobile. Altro cambio nell'Atalanta, l'ultimo, un Atalanta a trazione anteriore, entra con la maglia numero 7 D'Alessandro ed esce Zukanovic. Tutto questo al 32° della ripresa, Lazio che va alla battuta del calcio d'angolo ed è avanti 2-1 sull'Atalanta. San Paolo, noi andiamo all'Olimpico, Lazio-Atalanta fino al termine, 4 minuti a partire da questo momento e poi finirà la partita con la Lazio che ha fallito in maniera clamorosa il gol che avrebbe chiuso la partita con Milinkovic. De Vrij interviene sul pallone nella propria metà campo, Milinkovic in pratica quasi un rigore in movimento solissimo, ha calciato alto con Berisha che era già battuto, non poteva assolutamente nulla da quella distanza, Milinkovic non aveva avversari intorno a sé, un'azione corale di contropiede molto molto bella fallita da Milinkovic, ma c'è l'Atalanta a testa bassa che sta attaccando, Gomez, pallone in mezzo, c'è la deviazione in calcio d'angolo provvidenziale da parte di Wallace, rimessa per l'Atalanta con Conti sotto la nostra postazione, pronta la battuta, ultimo minuto di partita, una partita bellissima che conferma che Lazio e Atalanta reciterà
avranno da qui in avanti un ruolo da protagonista in zona Europa. Davvero l'Atalanta, che ha subito il gol del 2-1 nel momento migliore, ha confermato di avere una grandissima organizzazione di gioco, così come la Lazio, dobbiamo dire, che nel momento più delicato, più difficile, è venuta fuori. Masiello, tutti in avanti quelli dell'Atalanta, pallone al limite, di testa stacca Bastos, poi Milinkovic per Djordjevic, 48-35 Djordjevic, Lazio che deve tenere soltanto il possesso del pallone. C'è Parolo, vediamo Parolo, allarga per Lulic, Lulic in mezzo, Milinkovic, Milinkovic il sinistro, fuori, altra opportunità, ma c'è stata una deviazione, calcio d'angolo, e praticamente finiscono qui le speranze dell'Atalanta, perché la Lazio andrà alla battuta del settimo tiro dalla bandierina, quando scadono in questo momento i 4 minuti di recupero, e la Lazio non dovrà far altro che conservare il possesso del pallone, magari probabilmente nemmeno si batte l'angolo, infatti così è, perché arriva il triplice fischio di Pairetto che decreta la fine di una partita davvero molto molto bella, vinta dalla Lazio sull'Atalanta per 2-1. A te Filippo Corsini. Come avete sentito, non molla la Lazio, vittoriosa sull'Atalanta, l'Olimpico, Massimo Barchesi. Sì, una Lazio che tiene il passo di Roma e Napoli, allunga al quarto posto, una partita, come abbiamo sottolineato più volte, bellissima, che ha confermato la bellezza del gioco e l'organizzazione del gioco da parte di queste due squadre, Lazio e Atalanta. Ricordiamo le reti, con l'Atalanta che era passata in vantaggio al 21esimo del primo tempo con Petagna, la Lazio ha pareggiato al 46esimo del primo tempo, quindi nel primo dei 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro Pairetto con Milinkovic, e poi ha realizzato il gol della vittoria al 23esimo della ripresa con Immobile, che ha trasformato un calcio di rigore da lui stesso procurato per fallo di Berisha. Lazio che ha colpito nel momento migliore dell'Atalanta, nel primo tempo ricordiamo un palo di Luis Alberto, occasioni da una parte e dall'altra, ha prevalso però la Lazio, e dunque sta la quota 40 in classifica, Lazio batte Atalanta 2-1. A te Corsini. State ascoltando il Nido delle Aquile, non so per quale strano motivo lo stiate facendo, e soprattutto se lo state facendo liberamente, fatevi vedere da uno bravo. Ed eccoci rientrati in fase conclusiva di trasmissione alle 23.45 del 16 gennaio dagli studi di Radio Roma Futura. Oggi, oltre che a ringraziarlo per darci ogni volta la possibilità di trasmettere queste due ore di Lazio, il buon Max Morgante, lo ringraziamo anche di essere intervenuto ai nostri microfoni e di averci dato la sua visione di questo momento, sia della Lazio che del calcio estero, in particolare quello riguardante la Liga. Allora, la partita, vabbè, del Milan è finita, diciamo, da un pezzo, è rimasta finita sul 2-2, quindi la Lazio esce da questo turno dove non prenderà punti dalle squadre che la precedono, però comunque dà un bello stacco a chi sta competendo con lei per un piazzamento in Europa, quindi stacca di 3 punti l'Atalanta, stacca di altri 2 punti il Milan, non l'Inter, ma l'Inter era già a relativa distanza. Quindi ci avviciniamo a questi appuntamenti di questa settimana, che è una settimana delicata e molto, sì, molto importante, perché sarà il primo banco di prova per il nostro allenatore, un duplice confronto Coppa Italia e campionato. Vedremo come il buon Simone Inzaghi saprà gestire questa doppia competizione. Ecco qua la classifica
che è conclusa. Il Milan ha sempre un turno da recuperare. Comunque la classifica parla chiaro: Juventus prima 45 punti, Milan e Roma 44, Napoli 41, Lazio 40, Milan 37 con un turno da recuperare. E Inter 36, Atalanta 35, Torino e Fiorentina 30, Cagliari 26, Udinese, Chievo, Verona 25, Sampdoria 24, Genoa e Bologna 23. Genoa che l'aspettiamo mercoledì per questo turno di Coppa Italia. Sassuolo 21, Empoli 18, Palermo, Crotone e Pescara a concludere questa classifica. Palermo 10, Crotone e Pescara 9. Ormai possiamo dire che è quasi cosa ormai fatta per quanto riguarda le pretendenti per la retrocessione. Penso che c'è poco ormai da fare per queste ultime tre squadre, perché comunque già è abbastanza consistente il distacco dalla terzultima, che è rappresentato dall'Empoli con 18 punti. Che se, allora, abbiamo chiesto ai nostri ospiti, abbiamo chiesto a Riccardo e ad Andrea, la chiedo anche a Gianfranco e ad Antonio, prima di concludere questa trasmissione: che settimana ci dobbiamo aspettare dall'incontro di mercoledì e dalla settimana, dalla partita che completerà questa settimana contro la Juventus allo Juventus Stadium alle 12:30. Beh, per quanto riguarda mercoledì, partita importante, perché la Coppa Italia ha rappresentato per la Lazio, soprattutto negli ultimi anni, un appuntamento importante dove fortunatamente spesso siamo riusciti ad arrivare finale, quantomeno siamo riusciti ad arrivare molto avanti, quindi è una competizione che comunque la Lazio ha onorato nel corso degli anni e speriamo che continui a farlo. Incontro di mercoledì difficilmente pronosticabile, perché tutto dipende da quanto turnover sia Inzaghi e Gasperini faranno. La chiave della partita sarà tutta là. Comunque, vedendo le altre partite di Coppa Italia, io ho visto che pure il Torino, le altre squadre, non è che hanno fatto tutto questo turnover, anzi no, la stessa Juventus hanno fatto giocare le squadre titolari per la prima volta quest'anno che vedo una cosa del genere per la Coppa Italia. Questo vuol dire che comunque ci tengono a questa competizione, quindi non credo che pure la Lazio farà questo stravolgimento di 11 iniziale. Quindi partita importante mercoledì. Per la partita di domenica la Lazio la deve affrontare come una formazione che comunque consapevole che gioca una squadra molto forte, che in casa non perde da tantissimo tempo e che è attrezzata molto meglio di te, quindi Inzaghi troverà le misure giuste per affrontarla. Credo che non so se la chiave migliore sia quella di chiudersi contro la Juventus, e tantomeno quella di affrontarla a viso aperto. Forse una giusta via di mezzo, e schierando comunque contro la Juventus non metterei la difesa a 3 come ieri. No, mai. Metterei la difesa a 4. Beh sì, per quanto riguarda la partita di mercoledì, anche secondo me un crocevia fondamentale. La Lazio deve puntare alla Coppa Italia, certo. Ma per i suoi trascorsi e anche perché comunque ci puntano tutte, anche quelle là un po' più blasonate, anche la Juve non ha fatto turnover. Da quello che ho potuto vedere, però, purtroppo ahimè ci sarà un po' di turnover, non proprio totale, però comunque in parte ho letto potrebbe giocare Murgia, il che sarebbe comunque anche una buona idea. Però da un altro lato comunque magari ecco sarebbe preferibile puntare, visto che è una partita secca, poi purtroppo fino a qualche anno fa la Coppa Italia si giocava su andata e ritorno, anche questi turni, gli ottavi, i quarti. Adesso, essendo una partita secca, comunque ti giochi tutto in 90 minuti, quindi potrebbe anche andarti qualcosa storto e non hai la possibilità di recuperare nei 90 minuti successivi. Sì, e quindi comunque solo in difesa penso comunque il turnover possa essere gestito bene, perché forse oggettivamente è l'unico reparto in cui c'è un po' più di intercambiabilità. Gli altri reparti comunque fare un turnover meno ragionato. Per quanto riguarda domenica, senza paura, senza particolari pressioni, perché comunque purtroppo la Juve è la nostra bestia nera, prima in classifica, e giocare come si fa ogni domenica. Comunque la Lazio pensa comunque sempre ad attaccare e allo stesso tempo difendersi con giudizio.
Ecco, non snaturarsi, secondo me, è la miglior soluzione. Proporre quello che si sta proponendo fino a questo momento. Vedremo se riusciremo a cambiare la tendenza che ci vede sempre contro squadre che ci precedono, tranne il pareggio di Napoli, sempre sconfitti. Vediamo se riusciremo a fare questa cosa. Sì, ma deve essere in tal senso, forse, oddio, non proprio quella...